Grandi classici della prosa ma anche nuove drammaturgie, musical, danza ed infine agevolazioni per gli spettatori studenti. Riapre il Teatro Petrarca per ospitare la nuova stagione di prosa in programma 12 spettacoli tra prime nazionali e regionali, un fuori abbonamento, una rassegna collaterale ed infine tanti weekend a teatro. Questa è la terza stagione, abbiamo quasi tutti gli spettacoli in doppia serata, ne abbiamo uno addirittura con due repliche, quindi tre spettacoli dello stesso, dello stesso tipo, dello stesso spettacolo. Eh, Arezzo re re restituisce quello che gli stiamo dando in termini di offerta. Gli aretini sono affezionati al teatro, ci, si, ci vengono molto volentieri, presentiamo un cartellone di grande rilevanza. Per i titoli, il fil rouge della, della stagione è quello delle repliche teatrali di grandi titoli della letteratura, dai Fratelli Karamazov a um, Mi viene adesso Guerra e Pace, a, anzi Miserabili, scusatemi, sempre dello stesso autore si tratta, e con grandi attori, uno per tutti, lo cito: Glauco Mauri, monumento della prosa italiana. Un'attenzione particolare sarà rivolta ai più giovani. Eh, si, può, si può andare a teatro gratis il giorno del compleanno per esempio, si può regalare eh, uno spettacolo attraverso il biglietto sospeso, un po' come il caffè sospeso eh, che troviamo nelle regioni del mezzogiorno. E si può eh, al di sotto dei 30 anni avere una tessera che consente eh, di andare a teatro con 8 euro. C'è una carta dello studente per tutti gli studenti universitari della, della Toscana che sappiamo ad Arezzo essere particolarmente numerosi. Insomma una serie di iniziative che vogliono avere un'apertura sul futuro. Il sipario sulla stagione si alzerà martedì 13 e mercoledì 14 novembre con Franco Branciaroli, protagonista dei Miserabili di Victor Hugo, nell'adattamento teatrale di Luca Doninelli per la regia di Franco Però.